Di nuovo in diretta con Focus, sono le 22 e 26 minuti primi, naturalmente tanti temi ancora da trattare, archiviamo Roma la capitale, sono a parecchi chilometri di distanza, vedremo tra un po' di anni, Marchetto, come saranno andate le cose, però mi interessava riallacciarmi a quello che diceva Villanova su questo referendum per l'autonomia. Si va a votare il 22 ottobre. Dopo arrivo anche a Brescia perché è arrivato questo sì critico, voglio capirlo un po' meglio. Lei ha detto però un primo passo verso l'indipendenza, no. Scherzava? Allora, era una battuta? No, questo era una battuta dovuta al contesto. Allora, questo è un passo fondamentale, qui non si scherza più. Sul tema dell'autonomia, del referendum, è un tema che deve coinvolgere tutti i veneti, a prescindere dal colore politico, a prescindere dal partito. Da un certo punto di vista io sono contento che il PD si sia schierato a favore del sì. Poi critico o non critico, sulla scheda elettorale c'è sì e no, non c'è la terza via. Quindi, tra l'altro, in Consiglio regionale è nato anche un intergruppo che unisce la Lega, il PD, 5 Stelle, tutti quelli che sono a favore di questo referendum. Perché? Perché il nostro unico obiettivo è quello di portare tutti i veneti a votare, senza distinzioni. Questo non è un referendum di partito, è un referendum che guarda al futuro del nostro territorio. Bisogna spiegare bene cos'è questo referendum. È un referendum che ci dà la possibilità di andare al negoziato con il governo con un peso di contrattazione importante. Allora, da quando è stata fondata la Repubblica ad oggi, anche se nella Costituzione è sempre stato previsto che la Repubblica promuove l'autonomia e il decentramento, non è mai stata portata avanti l'autonomia e il decentramento per nessuna regione dello Stato al di fuori di quelle che sono partite con lo Statuto Speciale. Oggi vediamo che ci sono due regioni, le due regioni traino dell'Italia, che fanno referendum lo stesso giorno. Queste due regioni possono aprire una strada anche per le altre. Abbiamo visto che finalmente anche l'Emilia-Romagna si sta muovendo. E appunto. In maniera, con un tempismo un po' stravagante, però va bene. Che disegno politico c'è dietro, secondo lei? Per far vedere che inizia una trattativa senza referendum. Però io penso che sia importante sentire l'opinione dei cittadini. Ne parlavamo prima per quanto riguarda i meetup dei 5 Stelle. Cosa c'è di più democratico di dire ai cittadini: vai nella cabina elettorale e metti una croce su quello che vuoi per il tuo futuro e per il futuro dei tuoi figli? Abbiamo una possibilità che è sempre stata negata o che nessuno ha mai richiesto, e sinceramente sono onorato di far parte del Consiglio regionale che ha anche portato avanti questo referendum, perché è una pietra miliare della nostra storia. Da qui partirà una contrattazione e un negoziato sicuramente difficile, durissimo e importante, che deve vedere la maggioranza dei veneti, e qui è importante che i veneti vadano a votare, a prescindere di cosa voti, però devono andare a votare, devono dimostrare di essere attaccati alla propria regione, al futuro della propria regione. Cosa vuol dire sì critico? E soprattutto l'Emilia Romagna otterrà prima l'autonomia che il Veneto terrà dopo, visto che si tratta dello stesso articolo della Costituzione, la trattativa si basa su quello? Esatto, l'Emilia Romagna ha intrapreso il percorso definito dalla Costituzione, così come deve fare il Veneto, che è quello del negoziato, che è l'unico percorso individuato perché le regioni possano poi ottenere forme ulteriori di autonomia sul territorio. Questo a testimonianza del fatto che il referendum in sé sul piano pratico poi non ha un effetto, perché l'unico effetto lo produce l'esito della negoziazione con il governo. Per cui il sì che dà il Partito Democratico al referendum è il sì di un partito che comunque riconosce la necessità di strutturarsi già come partito in maniera federale, nel senso che noi come federazione regionale abbiamo insomma una nostra autonomia rispetto al resto dell'articolazione nazionale, ma soprattutto riconosce la positività di dare maggiori competenze sui temi, soprattutto quelli più vicini ai cittadini, alla regione. Critico perché afferma anche la nostra posizione con nettezza che rispetto a questo tema si è creata molta propaganda. Si dice che il modello è quello del Trentino Alto Adige, quando questo non è assolutamente possibile. Si dice che si abbatte il residuo fiscale, quando in realtà è una questione che non riguarda poi l'applicazione pratica di queste nuove forme di autonomia che in caso poi potrebbero essere concesse. E quindi noi diciamo sì, se stiamo nel solco della Costituzione, se entriamo nel merito di quale competenze portare sul territorio, noi ci siamo, a fianco ai veneti che chiedono queste forme di autonomia. Diciamo però
alla Lega Nord, stiamo sul pezzo e non raccontiamo favole ai cittadini, perché il dettato costituzionale e il negoziato sono una cosa, tutto il resto della propaganda serve forse solo alla Lega Nord e a Zaia, ma non ai veneti. Se posso brevemente. Sì, no, c'è Cattaneo. Allora, io penso che siate voi a dire Zaia fa propaganda, cioè cercare di dare questo connotato estremamente personalistico al referendum. Cioè noi lo stiamo dicendo, e Zaia lo dice ogni volta, questo è un referendum dei veneti, non è il referendum della Lega Nord o di Zaia, è il referendum dei veneti. Ma è quello che vi chiediamo noi, che sia il referendum dei veneti, non il referendum della Lega. Prima. E ho capito, però nel momento in cui attribuite un significato, prima lo dicevi per scherzo, però insomma attribuite un significato oltre al dettato costituzionale, non è più il referendum dei veneti. Posso finire. Perché il referendum dei veneti è quello definito dalla legge, non dalla Lega Nord. No, guarda, molto seriamente andiamo a livello di Costituzione. Allora, la Costituzione prevede che ci siano 22 competenze che possono dare alle regioni. Negli anni, dal 2001, quando è stato riformato il titolo V, ad oggi nessuna regione ha avuto una competenza in più. Questa è la realtà, nonostante ci fosse il terzo comma dell'articolo 116 scritto dal 2001. Sì, nessuno potremmo anche chiederci perché dal 2001 non è stato avviato il negoziato. Finisco il ragionamento. Allora, questo referendum è nel pieno solco della Costituzione, tant'è vero che la Corte Costituzionale ci ha dato ragione. Renzi aveva impugnato la legge per la consultazione referendaria, la Corte Costituzionale ci ha detto che andava fatta anteriormente ed esteriormente alla trattativa con lo Stato, quindi andava fatta in maniera precedente prima della contrattazione. Però la Corte Costituzionale, noi abbiamo preso la sentenza. Riconosci che sull'atto pratico non produce effetti? Ma è un referendum consultivo, ma nessuno ha mai detto. Okay. Però bisogna anche raccontare la storia com'è. Se vengono trasferite tutte e 22 le funzioni previste dall'articolo 117 della Costituzione alla Regione, de facto la Regione Veneto diventa come la Regione Trentino Alto Adige, perché insieme alla competenza viene trasferita anche la copertura economica. E quindi noi è per questo che è poco probabile, capisci? Ma che sia poco probabile lo sappiamo noi, l'ho detto prima, sarà un negoziato durissimo e dovremo andare col coltello fra i denti, ma il coltello fra i denti ce lo dà il risultato del referendum. Però su questo posso dirti, allora, proprio per questo facciamo un accordo prima, siccome sappiamo già che il risultato, tu sai che sarà il sì 95%. Io voto sì personalmente, la mia organizzazione sta ancora ragionando, ma io voto sì. Però dobbiamo fare un patto tra di noi su questo. Se, siccome andrà a votare, speriamo più gente possibile, e siccome vincerà il sì, il giorno dopo a discutere e trattare col governo centrale, di nuovo dovranno essere i veneti tutti assieme. Vabbè, perché sì, lui ha ragione su questo, nel senso che se vogliamo portare a casa dei risultati seri, dobbiamo andare come Veneto assieme, non come i veneti hanno sempre fatto quando un governo di un colore diceva delle cose. Dobbiamo andare per chiedere delle cose possibili nell'ambito di un criterio di solidarietà nazionale, perché io sono assolutamente convinto che possiamo chiedere maggiori dosi di autonomia in molti campi e possiamo anche sfruttarle bene, queste dosi di autonomia, se lo facciamo in modo istituzionale, unitario tra tutte le forze politiche, a prescindere dal colore politico, ma come Regione Veneto. Questo sarebbe molto importante. Ma quindi fare un patto adesso di cosa facciamo il 23 ottobre. Atalmi, io questo patto te lo sottoscrivo stasera. Perché se noi arriviamo al risultato dell'autonomia, l'autonomia arriva per tutti, non è che arriva solo per i leghisti, arriva per i figli di tutti noi, ma io dico, sarà una battaglia, figuriamoci il governo, qualsiasi governo farà fatica a darci l'autonomia, perché siamo la gallina dall'uovo d'oro, siamo da una vita, ma tutti i veneti, leghisti del PD, 5 Stelle, tutti quanti abbiamo questo problema, è per questo che dobbiamo uscire dallo schema di dire il referendum l'ha proposto Zaia, allora io sono contrario, devo far finta. A me dispiace vedere alcuni esponenti del PD, tipo Bressa, con... L'altro Bressa, dici? Bressa, no, sì, non tu, Bressa, il sottosegretario, no, scusami, giustamente. Il sottosegretario, tra l'altro, ex sindaco di Belluno, trasferito a Bolzano, che va a promuovere questo ricorso al TAR per cercare di bloccare. Cioè, tante volte sentiamo dire che il primo nemico dei veneti sono proprio i veneti, ed è vero, cioè in una consultazione come questa dovremmo essere tutti quanti schierati dalla stessa parte per il futuro dei nostri figli, perché se noi parlavamo prima che c'è difficoltà nel trovare lavoro, ma ci rendiamo conto con un po' di autonomia cosa potrebbe fare questa regione? Ma solo di entrate IVA lo Stato ci guadagnerebbe? Anche perdendo quello che è il residuo fiscale, che è una però parte del residuo fiscale. Però dopo dovremmo stare attenti a spenderli bene i soldi, perché prima li portiamo a casa. Il Veneto non è fatto di santi, c'è stato il Mose, voglio dire, sì, no? Nel senso che lo sappiamo benissimo. E dobbiamo anche decidere insieme come governarlo questo Veneto, a cosa dare le priorità, cioè
E anche all'interno del Veneto mi piacerebbe che la Regione Veneto applicasse lo stesso principio anche nei confronti dei comuni, dei territori, perché il Veneto, cioè voglio dire, il concetto dell'autonomia vale per la Regione e vale anche per i comuni, sì. Dobbiamo avere anche varrebbe, la capacità... Varrebbe anche per le province, però sai benissimo qual è il problema, certo, perché dopo certo, la riforma del Rio, certo. Cioè il casino che è stato creato dalla riforma del Rio ma, è venuto in capo alla Regione. Ma noi viviamo in un paese strano, perché fino a ieri, 4 dicembre, stavamo facendo un referendum che era invece il contrario. Ipercentralista. Ecco, sì, no, perché le competenze venivano sì, al volo su questo, che poi faccio intervenire. Un altro impegno che dobbiamo prendere è che a seguito di questo referendum e se poi il negoziato porta degli esiti, l'importante è che il Veneto non vada ad arroccarsi, ma invece resti una forza attrattiva, perché se si voleva razionalizzare le competenze delle regioni con il referendum era perché c'erano alcuni settori, penso a quello del lavoro, delle politiche per il lavoro, che portavano alle assurdità per cui se io facevo la patente per il muletto in Lombardia poi non potevo lavorare in Veneto. Allora se usiamo l'autonomia per arroccarci e impedire ad altri di venire a lavorare e a portare investimenti nel nostro territorio, Veneto, sarebbe la sciocchezza più grande. Se invece abbiamo l'intelligenza di utilizzare questa risorsa per attrarre ancora di più investimenti sul nostro territorio, allora può essere qualcosa di utile. Per questo bisogna scendere dal lato della propaganda alla concretezza e ragionare questione per questione. Facciamo un po' di pulizia dei luoghi comuni sui Veneti. I Veneti sono stati, c'è tuttora un popolo che ha sempre accolto, che ha sempre accolto anche gli immigrati quando venivano a lavorare. Il 10% degli delle persone che vivono in Veneto sono immigrate, che sono venute a lavorare. Sono arrivate persone da ogni regione d'Italia per lavorare. Chi vuole venire qua a lavorare? È sempre stato ben accetto. Cioè, togliamoci da questa autoflagellazione dove il Veneto è sempre quello che si arrocca. Noi abbiamo un'identità di popolo però, che è stata forgiata siete voi quelli che investono sullo studio del dialetto veneto e non dell'inglese. È la realtà. Allora in mente un Veneto che si aggrappa alle proprie tradizioni, alla propria storia sacrosanta che bisogna conservare, che conservando quella sa anche aprirsi al mondo, guardare le opportunità e provare a investire nel futuro. I Veneti non conoscono la propria storia. La Lombardia ha fatto così. Questo è un problema. La Lombardia ha fatto così. Questo è un grosso problema. Ha investito nell'innovazione. La storia del Veneto, che è una storia millenaria e che non riguarda una regione, ma riguarda l'intera mondo dell'epoca, cioè il Mediterraneo, non riguarda solo noi la storia del Veneto. I Veneti non la conoscono perché è un capitolo di storia che non viene insegnato e ti dico, non è un localismo il fatto di attaccarsi alle tradizioni e dire i nostri giovani devono conoscere la storia del proprio popolo e della propria regione. Cioè anche la lingua veneta, il dialetto veneto va conosciuto, dopo è logico, su questo sono d'accordo, però bisogna anche capire che prospettiva si vuole dare. L'inglese. Invece chiediamoci come mai chi va a scuola non impara veramente l'inglese, non riesce ad andare fuori all'estero parlando perché fa 15 anni di scuola e non parla una parola. Faccio intervenire Cattaneo che aspettava da un pochino, prego. Allora, non è che ce l'ho con Enzi. Parte così. Però... ricordiamo Renzi col referendum che propaganda ha fatto, che voleva dare veramente un target politico a quel referendum. Almeno quel referendum avrebbe avuto un effetto pratico immediato, diciamo. Esatto. Quando ha voluto fare l'embargo con la Russia. Sono 14 milioni spesi e poi non sappiamo che cosa succederà. Sappiamo cosa ha fatto Renzi quando ha messo l'embargo con la Russia per mettere in crisi le aziende venete. Allora, adesso non puoi dirla così. Ascoltami. Bisogna dire che c'è uno Stato sovrano che è stato invaso dalla Russia e che l'Europa ha dovuto rispondere con i mezzi che ha. Se vogliamo fare un discorso serio, diciamo che questo referendum deve essere fatto dai veneti. Sì. Io ho paura, di che questo governo di centrosinistra, niente di personale, sicuramente, si trova che ha paura che un governo, dove mi sembra che, quanti siamo, 35-36 miliardi porta dentro la regione Veneto? Da 21. Di residuo fiscale sta parlando. 21. Sì, 21. Secondo alcuni 21. Calcoli, poi ce ne sono anche altri. Allora, voglio dire, porta dentro un reddito alto. Abbiamo una sanità che è riconosciuta la prima nel mondo, mi sembra, giusto? Beh, in Italia sicuramente. È riconosciuta una delle sanità migliori che c'è, se non in Italia, nel mondo. Allora voglio dire, se voi e se tutti noi ci mettiamo a dire questo è un referendum per i veneti, punto. Poi, trovo giusto quello che dice, scusami se... Nicola. Che il 23
dobbiamo sederci, certo, e fare un discorso. Ma se poi invece noi vogliamo mettere il paletto tra le ruote, allora qua non va bene, perché questo referendum è fatto dai veneti, non è né di Zaia. Lui prima si è dimenticato che anche c'è Forza Italia dentro all'interno della regione, perché non è nominata, perché dopo mai mi tirano le orecchie. Scherzo. Inizio a perdere i colpi anch'io a una certa età. E allora, voglio dire, se invece, e giustamente, voi dovete essere insieme con i veneti, perché i veneti sono di destra, di sinistra, i veneti. Poi, che poi si possa fare... Solo un flash al volo, che se si può fare questo referendum e se si può fare questo negoziato e se si possono portare competenze in più a livello regionale è perché c'è stata una riforma fatta dal centrosinistra, quindi insomma non è che siamo a subire una cosa che non riguarda la nostra parte politica. No, questo è vero. Riforma del titolo quinto che ha fatto il governo di centrosinistra, per cui da questo punto di vista posso dire abbiamo le carte in regola, insomma, per parlare di autonomia anche più di altri che ne hanno parlato molto e poi il governo non ha fatto molto su questo. Che hanno fatto, che fine che stanno facendo le province? Ragazzi, bastava votare sì al referendum. Non è che non ci abbiamo provato, però bisogna cancellare quella parolina dalla Costituzione. I tagli di costi della politica e di cui diamo le province. Al volo Villanova, poi volo Villanova. Finché c'è scritta la parola sulla Costituzione, al volo Villanova. Scusami, referendum consuntivo. È vero che il giorno dopo non è che hai l'autonomia, magari ci dessero la possibilità di fare un referendum con. Però io vorrei ricordarti che il referendum sulla Brexit che hanno fatto in Inghilterra è un referendum consuntivo uguale al nostro. Qual è la differenza? Che in Inghilterra è uno stato serio. L'Italia si deve dimostrare uno stato serio che rispetta l'esito del referendum. Questa è la grande differenza. Una percentuale soddisfacente. Secondo me non ti è venuto l'esempio più... Secondo più... me sopra il 70, 75, 80%. Secondo me non ti è venuto l'esempio migliore con la Brexit, perché secondo me gli inglesi... Sono un po' pentiti. Stanno un po' ripensando, voglio dire. Marchetto, che dice? Beh, sul referendum, tornando al discorso di prima, noi siamo favorevoli perché finalmente si chiede ai veneti cosa pensano di fare. Quindi da questo punto di vista noi siamo in totale appoggio al referendum sia in Veneto che in Lombardia. E, quindi auspichiamo, ci batteremo. Il web ha detto sì. Il web ha detto sì, quindi il popolo iscritto ha detto sì. E... No, però Marchetto diceva prima basta farsi un giro nei bar per la questione dei migranti, quindi non solo web immagino. No, ma il bar è... Lo dico con convinzione che una cartina di tornasole importante. È il vecchio web. È una cartina di tornasole importante. Non dimentichiamoci però... che autonomia, ok, va bene, però bisogna anche iniziare a fare i compiti per casa fatti bene, nel senso che io, ok, voglio autonomia, però voglio che poi le risorse vengano gestite da degli enti pubblici locali che non siano strumenti di partito e il più delle volte mangiatoie a servizio dei partiti. Quindi attenzione, perché quando si cita l'Alto Adige, ok, avere i soldi, ma va anche bene a vedere come vengono gestiti questi soldi, perché i soldi poi devono essere effettivamente spesi nel territorio, non devono essere sperperati. Se andiamo in Alto Adige vediamo in realtà che è diametralmente opposta a quella che è il Veneto, quindi di lavoro ce n'è da fare, eh. Cioè non è che sia automatico in due minuti diventiamo l'Alto Adige, serve un ricambio della classe politica in maniera tale che il nuovo porti una ventata di freschezza e di onestà. Ecco. I due minuti poi ci sono sempre. Poi vero? Un'altra considerazione è questa. Villanova giustamente critica l'impostazione dei programmi di studio, la mancanza dello studio della materia, della storia veneta. Io dico, ma come mai... come Lega Nord, non vi siete prodigati quando eravate al governo a dire al vostro ministro dell'istruzione di scusa, mettami dentro un capito eto della Serenissima che ha 700 anni, scusa, fa un po' di interesse di Veneto. Invece mi sembra quasi che voi abbiate fatto 20 anni di campagna elettorale e la sostanza è che il Veneto, inteso come una persona veneta, si senta anche un po' tradita. Come mi sono sentito io tradito? Non mi sembra. Perché di tutte le promesse, partendo dall'acqua del Po, partendo dalla Padania, partendo dall'autonomia, dalla secessione, dai vessilli che vi siete impossessati, che invece erano vessilli di tutti i veneti, impossessarsi di una bandiera come simbolo è una cosa molto, cioè pensiamoci bene. E poi in sostanza, cosa è stato fatto in 20-30 anni? Cosa è stato fatto? Cioè, Bossi, che è stato il vostro leader, quando andrà in pensione oppure sarà ricordato nei libri di storia, cosa avrà portato al Veneto?
se non un governo con Berlusconi, che a tutti gli effetti, non lo vediamo sulle nostre zone industriali questo effetto, non lo vediamo economicamente. Quando dite la sanità veneta funziona, e poi finisco, funziona sì, attenzione però, che la sanità veneta funziona perché quando chiami e ti mandano a maggio del prossimo anno, il Veneto dice no, vado domani e pago. E allora funziona. Se non venissero pagate tutte le prestazioni, finisco, so che ho toccato un tasto dolente perché è la vostra punta di diamante. Però oggi c'era anche un topo che girava tra. Vi dico una cosa: fate un giro nei bar con i caffè e chiedete ai nostri concittadini cosa pensano della sanità veneta. Non voglio buttar via bambino con l'acqua sporca, però c'è tantissimo da lavorare. Quello sempre. Io recentemente ho avuto un amico che è andato trevigiano, che è andato via in Svezia e che fa l'infermiere, ha avuto un problema mentre era qui, è andato in ospedale a Treviso e ha detto: guarda, io che vengo dalla Svezia e lavoro in Svezia in ospedale, oggettivamente quello di Treviso è meglio. Dopodiché è meglio anche perché abbiamo brava gente che lavora, bravi medici, bravi infermieri e possiamo migliorare in tutto. Però ecco, prima di dire che la sanità veneta non va bene, io ci penserei. Sinceramente. Possiamo sempre far meglio, per carità. Però abbiamo una sanità di eccellenza. Qua se stavi zitto era meglio. Da quanto tempo è che non vi ammalate? Con l'unione delle ASL, il povero anziano di Trebasele che lo mandate a Vigonza a farne l'esame quando avevamo l'ospedale di Cerghero. Stai ridendo anche tu, non ci credi neanche tu quello che stai dicendo. Ma ti pensi? Sto ridendo, sai perché? Perché il clima è cordiale. Perché un'atmosfera così. Sai perché sto ridendo? Dimmi. Ma ti sembra impossibile che il reparto di cardiologia di Campi San Piero, che l'infarto e le malattie del cuore sono le prime cause di morte, sia stato ridimensionato o vogliono portarlo due posti letto? Ma tu che guardi tanto le realtà fuori confine. Ho sentito parlare della telemedicina, della net medicina. Cosa vuol dire? Allora, dottore Oman è qua. Mi può mandare una sensazione via internet? Forse non si può fare net medicina. Il paziente ha bisogno di essere visitato dal dottore 24 ore su 24. Spegni il tasto. Sulla medicina via web non sono d'accordo. Ti racconto una favola. Sai che c'è gente che opera a migliaia di chilometri di distanza? Opera a migliaia di chilometri di distanza, cioè che il chirurgo è a Los Angeles e il paziente è un'altra parte. Queste cose qua sì, ma allora voi non dovete creare centri specializzati per operare i casi rari. Qual è il problema? La gente fa 10 ore di coda in pronto soccorso. Dove? Ma vieni con me a Campo San Piero, andiamo là stasera, dai. Allora, stiamo fino alle 6 di domani mattina. Guarda che io a Campo San Piero conosco. Devo dire che la prospettiva non mi alletta. Probabilmente è la serata di uomini. Esatto, ma non per colpa dei medici, sai. Per colpa delle direttive che sono in pochi, che devono fare un sacco di lavoro da solo. Villanova al volo, poi chiedo una cosa a Bressa. Vai a toccare la sanità del Veneto. Ma prima devi guardare anche cosa c'è attorno. Cioè, la qualità, logico che se uno entra in pronto soccorso con un codice bianco, è logico che dovrà aspettare. Ma il fatto di avere unificato le ULS a livello provinciale, se tu prendi una visita, ormai i pazienti, e te lo dico da medico, scusami, i pazienti se devono farsi una visita, non è che vanno nell'ospedale più vicino, vanno dove trovano il medico che li cura meglio e fanno anche chilometri. Allora, se tu vuoi l'appuntamento nell'ospedale vicino, probabilmente hai la lista d'attesa, se no ti danno all'interno della stessa provincia, ti danno gli appuntamenti anche a tempo breve. Questa è la filosofia. Ma come non è così? Sai qual è il problema? Che oltre ad andare sui meetup bisogna anche leggere la legge e le riforme, perché se no dopo, col sentito dire sui meetup, io vedo i tuoi colleghi in quinta commissione lavorano. Che tante volte hanno il collegamento in diretta e vengono fuori con quelle castronerie che non stanno in cielo né in terra. Stiamo parlando di salute, è una cosa seria.
Io ti sto portando problemi, allora, che le persone ti trasmettono, non mi invento per pura campagna elettorale. È giustissimo, che il paziente abbia il diritto di lamentarsi, perché così ti spinge a migliorarti sempre. Sì, ma che tu oggi venga a dire che la sanità del Veneto non è così, non è il massimo. Non è il massimo. No, allora qual è meglio? Dimmi qual è meglio, per piacere. Il massimo, il massimo. Quella di Roma? Quella di Roma? Quella di Roma? Cioè, allora, poi chiedo una cosa a Bressa, però. Ma voi dovete, dovete farmi l'esempio di qualche città che avete amministrato dove avete risolto i problemi, per piacere. Non sto dicendo questo. No, ma perché è facile, voi continuate a dire non è perfetta la sanità. Dimmi cosa avete fatto voi in qualche città che avete amministrato per 5 anni, perché siete arrivati a fine mandato, perché in alcune avete perso il sindaco prima. Però cosa avete risolto? Guarda che... mio amico ha avuto un problema serio. Un tumore al cervello. Ma ti sembra giusto che non possa essere ricoverato a Campo San Piero, ma lo debbano mandare a Cittadella? Lo devono mandare dove c'è reparto migliore e dove fanno tanti casi, perché la sanità non si fa più con l'ospedale vicino. La sanità si fa dove c'è una casistica elevata, dove si fanno tantissimi casi. Se io devo andarmi a operare una cataratta, vado a Campo San Piero, perché siete specializzati a Campo San Piero. Siamo di visioni diametralmente opposte. Ma la tua visione della sanità è quella degli anni 70, 60 forse? Quando facevi un ospedale ogni 30 metri? Quando è che funzionava? La visione della sanità, secondo me, e questo è il mio pensiero personale, questo progetto di accorpamento, eccetera, eccetera, e comunque ve lo dico, cioè provate, magari capitano tutti a me, ci sono questi disservizi dovuti a una carenza di organico, dovuta a una carenza di organico e di risorse strutturali e anche di scelte a volte non oculate. Sempre a Campo San Piero. Un po' dappertutto. E secondo me il governo e le varie forze politiche che hanno il timone in questo momento ci stanno spingendo verso una sanità privata, scelta obbligata, nella quale noi avremo l'assicuratore che fino all'altro giorno ti ha assicurato la macchina, che ti dirà: guarda, con 100 euro, siccome che sei coe, che sei da aspettare qua e là, qua abbiamo tutta una serie di clinica di altissimo livello e tu vai là, ti operano, ti fanno, non hai più code, non hai più niente. Ecco, secondo me questo creare di servizi è alla fine in mano alla finanza, che vuole portare il modello americano qui in Italia, per cui chi avrà i soldi potrà curarsi e chi non avrà i soldi non potrà curarsi. 10 secondi di replica. E prima di assicurarti avrai una pardella di asterischi, per cui io ho visto come funziona in America: se te firmi quando hai 20 anni o 30 anni, firmi ok la polizza assicurativa, le avete magari anche voi quella integrativa per la sanità, magari non ti ricordi che sei stato operato di appendicite, per cui se ti ammali di tumore eccetera, la compagnia assicurativa ti dirà: ma sa che noi abbiamo visto negli archivi e lei risultava ammalata, ha dichiarato il falso, replica, e adesso l'operazione te la paghi. Replica velocissima. Giusto per informazione, attenzione: quando il ministro Lorenzini era uscito con il decreto sulla proprietà prescrittiva che andava in questa direzione, il Veneto è stata una delle regioni che ha impugnato quel decreto, perché non dovevamo andare verso l'attività privata, ma il servizio sanitario deve essere universalistico, quindi deve coprire tutti quanti senza distinzione di ceto, etnia, religione, e il Veneto è capofila in questa battaglia. Quindi quello che hai detto non riguarda assolutamente il Veneto. Comunque, 4 secondi più la Lombardia. Vedila come una critica costruttiva, nel senso ti dico: guarda che fuori c'è tanta gente. Le critiche costruttive sono un'altra cosa. No, quando punti il dito sulla sanità devi farlo con questioni pratiche. Chiudo questo discorso sulla sanità, apro quello sull'ospedale di Padova. Cosa si fa? Visto che si parla di nuovi ospedali, Bitton ci diceva che bastava una firma, era tutto pronto, università, insomma, regione, giusto? Era proprio così comunque. Cosa fate? Cosa avete allora, di fare? Vorrei partire spezzando una lancia a favore anche della sanità veneta, visto il ragionamento stasera facciamo una macchinata a Campo San che Piero, si è fatto. Vabbè, bisogna dire però, dentro questo contesto, che tutto sommato bisogna riconoscere positivo, ci sono state delle lacune che noi lamentiamo, non tanto come PD ma come padovani rispetto alla nostra realtà, nel senso che non è corrisposta
alla storia e all'eccellenza della sanità padovana una quantità di investimenti dal nostro punto di vista proporzionale nel corso degli anni. Fatto sta che adesso Padova non ha le strutture di avanguardia che hanno altre città. Fatto sta che proprio ieri a Padova, ci scherzavamo prima, però c'era addirittura un topolino che girava, che adesso il problema in sé non è quello, ma è emblematico di una situazione, quella di pediatria, che è in sofferenza. Fortunatamente su pediatria si è deciso di investire, la Regione ha messo delle risorse per la realizzazione di una nuova torre, insomma di una nuova struttura all'interno dell'attuale sede, e per noi questa è la dimostrazione, assieme a tanti altri elementi, che in realtà anche la Regione sta progressivamente, assieme alla ristrutturazione dell'attuale policlinico, investendo nell'attuale sede ospedaliera, con una quantità di investimenti che sommati l'uno con l'altro superano già i 200 milioni di euro. Allora, quello che abbiamo detto noi in campagna elettorale, che continuiamo a dire, è: piuttosto che inventarsi un nuovo ospedale che può essere un'opera faraonica, che potrebbe diventare facilmente una cattedrale nel deserto con una quantità incredibile di risorse spese, proviamo a mettere a regime le spese che sono state fatte nell'attuale sede, che è quella dove sono tra l'altro affezionati tutti i padovani, creiamo lì una struttura nuova d'avanguardia dove abbia l'alta specializzazione, quella di cui si parlava, e questa soluzione ci permette anche di risparmiare delle risorse. È su questa soluzione che abbiamo preso il consenso popolare dei padovani, ed è con la forza del consenso popolare dei padovani che andremo dal presidente Zaia a chiedere che ci spieghi perché non si può realizzare il progetto che i padovani chiedono, che fa risparmiare soldi, che tiene viva una zona importante della città e che permette comunque di salvaguardare, anzi di valorizzare, l'eccellenza padovana. Questo chiederemo al governatore. Villanova? Allora, la questione di Padova è molto importante per tutta la regione, perché sì, Padova è il centro della medicina regionale, cioè quello che è una delle due università principali, Padova e Verona. Sicuramente il tema dell'ospedale è un tema che in regione è sentitissimo, è una priorità, e questo voglio sottolinearlo. Io penso che sia arrivato il momento di prendere una decisione seria, cioè di prendere una decisione che sia unica, perché purtroppo i cambi di amministrazione hanno portato a cambiare più volte idee. Io penso sia arrivato il momento di dire: l'ospedale si fa lì, ma ci deve essere una soluzione che sia fattibile, che sia giustamente un modo per impiegare bene le risorse. Torno un secondo a Campo San Piero e vorrei ricordare che Campo San Piero... Ce la facciamo a parlare di Campo San Piero, Campo San Piero. Riguarda sempre Padovano. Sì, Campo San Piero verrà portato il centro di riferimento traumatologico per tutta la regione. Cioè è un centro d'eccellenza dove i politraumatizzati di tutta la regione verranno operati a Campo San Piero. Bene. Con gli specialisti. Bene. Più forti di tutta la regione. Quindi non farei passare l'ospedale di Campo San Piero proprio come l'ultima baracca. Bene. Presente. Quello di Padova sicuramente è un tema che va affrontato, e va affrontato seriamente. Bene. E con l'intento comune, perché anche qui la sanità non deve avere colore politico. D'accordo. Di arrivare a un risultato. Certo. Per tutti i veneti, perché l'ospedale di Padova, l'azienda ospedaliera di Padova, non cura solo i padovani, ma cura. Certo. Tutti i veneti. Certo. E bene, anche quelli che vengono da fuori regione. Esatto. Il sindaco Giordani oggi ha detto comunque che se ne riparlerà comunque dopo l'estate, a sì, settembre. Sì, lui settembre incontrerà il presidente Zaia per mettere sul piatto la proposta. Allora, chiedo alla regia, e così introduco un altro tema, visto che abbiamo un ospite vicentino e visto che siamo a Vicenza da pochi mesi con il nostro telegiornale, ma stiamo facendo un buon lavoro, ritorniamo un po' al tema principale della puntata, quello che riguarda i migranti, ma è strettamente legato anche alla sicurezza cittadina, perché certe zone, lo ricordavamo prima, sono diventate difficili da gestire. Una su tutte a Vicenza è Campo Marzo, guardate. Campo Marzo è giro di vite. Da palazzo le autorità cittadine annunciano le nuove misure per combattere degrado e spaccio. Sul campo le forze dell'ordine dalle 13 alle 24 erano concentrate proprio nel grande giardino porta di accesso alla città. Alle volanti della Questura Berica si sono aggiunti i rinforzi, una gazzella dei carabinieri e un'unità cinofila. Abbiamo fatto dei controlli in Campo Marzo, sequestrando quasi un etto di sostanza stupefacente occultata in vari punti del parco. Abbiamo controllato poi un'ottantina di persone. Una sorta di censimento di chi è in regola e chi no, di chi ha diritto di restare, chi ha esaurito tutte le possibilità di rimanere, quindi destinato all'espulsione. Di queste persone, 5 sono state poi accompagnate in questura, essendo stranieri senza titolo di soggiorno per rimanere in Italia, e adesso sono la loro posizione al vaglio dell'ufficio immigrazione, che sta
istruendo le pratiche di espulsione. Rafforzamento dei controlli, più uomini in servizio, ma intanto a Campomarzo si susseguono le situazioni che sono al limite. Si sfiorano le risse come ieri con un rumeno 23enne alterato da alcol e forse sostanze stupefacenti che si scaglia contro un nordafricano. Intervengono le forze dell'ordine, due agenti rimangono feriti. Il giovane nel bagagliaio dell'auto parcheggiata in Campomarzo nasconde una mazza da baseball, forse è pronto ad usarla. Il 23enne con una lunga fedina penale è arrestato. Varie le accuse, da resistenza a violenze a lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Processato per direttissima è stato condannato a 6 mesi e 20 giorni, ma è già in libertà. Discussioni, parole che volano e subito si passa ai fatti. Una bottiglia rotta ad hoc diventa un'arma pronta a squarciare pance, tagliare braccia. Immigrati che nascondono droga, come il nigeriano con regolare permesso di soggiorno rilasciato l'anno scorso, bloccato dalla polizia municipale alle 10 del mattino mentre cercava di nascondere 21 involucri di eroina. Campomarzo ancora terra di nessuno, non sarà certo un dispositivo anche in forze a riportare da solo l'ordine. Armelà, allora nemmeno un dispositivo in forze può riportare l'ordine in quella zona? Oddio, per carità. E poi mi rifaccio un messaggio che è arrivato prima. Che messaggio diamo se dopo nemmeno 24 ore sono in libertà? Un messaggio ovviamente contro le forze dell'ordine, contro lo Stato, contro il nostro lavoro. È chiaro che la presenza è necessaria, però se ovviamente non ci sono delle leggi che fanno in modo da tenere in carcere queste persone, poter espellere queste persone in maniera coatta, quindi caricare sull'aereo e portare al proprio paese, che ha dei costi ovviamente folli. Adesso c'è l'estate, no? C'è il problema del commercio abusivo, no? Praticamente, ma anche nelle città, tappeti, chincaglierie, braccialetti, occhiali, orologi. Noi avevamo detto, ma perché non introdurre il permesso di soggiorno a punti? Perché? Perché ormai, quando facciamo le retate anche nelle spiagge, sui litorali, ormai il 95% degli extracomunitari che vendono abusivamente perché non hanno la licenza regolare per vendere, sono regolari in Italia. Il 95% hanno tutti il permesso di soggiorno per poter rimanere in Italia. Quindi di fatto questi le multe non le pagano, perché basta chiedere alla polizia locale delle varie città dove ci sono i litorali, Jesolo, Chioggia, Venezia, Lido. No, le multe non le pagano, non puoi espellerli perché comunque magari hanno un lavoro, in quel periodo sono in ferie, vanno lì per arrotondare in maniera abusiva. Introduciamo il permesso di soggiorno a punti, in modo che se ti trovo, se compi dei reati o se ti trovo anche a vendere abusivamente delle cose che non hai ovviamente la licenza, ti decurto i punti. Ma qui per far questo ci vuole uno Stato, scusatemi il termine, ci vuole uno Stato e un governo che abbiano le palle di decidere queste cose qua. Ci vuole coraggio, perché poi ci sono i buonisti, ma no, poveretto. No, invece tu hai perso i punti che avevi sul permesso di soggiorno, come la patente, come la nostra patente. Li hai persi, te ne torni a casa tua, perché vuol dire che non ti sei comportato bene in Italia. Questo è fondamentale. Altra cosa, questo governo sta chiudendo anche uffici della polizia postale. Stiamo sempre parlando dell'ISIS, del cyberbullismo, dei crimini informatici, dei reati informatici, delle frodi bancarie. Anche qui si sta discutendo proprio in questi giorni al Ministero, in questi giorni, la chiusura di sezioni della polizia postale, dove ci sono colleghi che da anni combattono questi reati. Cioè, questi messaggi sono in controtendenza a quello che i cittadini chiedono, e chiedono sicurezza. Quello con la bottiglia rotta, con la mazza da baseball, pistola elettrica, è inutile. Io voglio vedere come fai a fermarlo una persona, come fai a fermare una persona anche se si è in due che ha una mazza. Tanto a sparare, ripeto, non possiamo sparare, punto. Questo ha un'arma, no, quindi non possiamo sparare. Come possiamo difenderci a mani nude, giusto? Cataneo, Campomarzo recuperabile? Allora, adesso non è che ce l'ho col sindaco Variati, perché lungi da me parlare col sindaco Variati, però è 9 anni e mezzo che diciamo che c'è un problema in Campomarzo. In tutti questi anni, adesso diciamo senza scherzare, perché quando un po' si scherza, ma allora in 9 anni e mezzo, ma sì, troveremo una soluzione. Oggi incominciano a lavorare il mese di agosto, il mese agostiniano, si fanno gli incontri, si trovano per decidere di Campomarzo. Ma ormai Campomarzo, ragazzi, io che ci vivo là, è diventata terra di nessuno. Mia figlia, io sono nato in Campomarzo,
vivevo in Campo Marzo, cioè era un'area dove il cittadino andava, era il cuore della città. Oggi tu non ci puoi andare. Io ho chiesto che intervenga l'esercito, ma non perché l'esercito può risolvere il problema, ma dare un segnale di sicurezza. Poi capisco che magari qualcheduno che è dentro il consiglio comunale al mio fianco, che non voglio far polemica dei 5 Stelle, perché lungi da me che far polemica 5 Stelle, mi fa l'interrogazione perché un americano ubriaco magari salta e distrugge delle navi durante la visita dei marinai e non gli interessa niente di quello che sta succedendo qua, perché questo siete voi. Perché nel comune, questo siete perché voi nel comune di Vicenza. Non ha parlato di Campo San Piero. Ecco, questo siete nel comune di Vicenza. Perché voi siete in due là e siete già spaccati. Questa è la realtà. Allora voglio dire, se vogliamo intervenire, poi la faccio replicare al volo. Se poi vogliamo intervenire su un Campo Marzo, è chiaro, bisogna intervenire. Ma se portiamo poi il problema da Campo Marzo da un'altra parte, ricordiamoci, tanto per fare un po' la chicca, che il sindaco Variati, insieme alla sua giunta, ha già detto che il grande Parco della Pace, 600.000 metri quadrati, che è di fianco all'ex area, l'ex caserma del Dini, scusate, che verrà inaugurato, dice, fra un anno, io vorrò vedere come riusciremo a tenere sotto controllo quell'area. Marchetto al volo? Sì, un altro attacco proprio a gamba tesa al Movimento 5 Stelle, cioè questa sera. Però non ce l'ha con lui. Non ce l'ho con te, lungi da me. Non ce l'ha. Però non bisogna anche. Il consigliere non vi ho sentito una volta intervenire sulla sicurezza. Sappiamo quanto dura è la vita del consigliere di opposizione. Cioè, cosa anche faccio anch'io opposizione là, sì. Faccio anch'io opposizione, non sono mica il governo io là. Faccio opposizione. Per di più. Sono 10 anni che continuo a battermi contro questo governo. Però ma guarda, ti dico che su certe cose lo abbiamo anche sostenuto su temi importanti, noi come Forza Italia, perché siamo responsabili. Io credo che su questo tema non ci siano. Qua non ci deve essere niente, perché una volta immigrazione non era vicino a sicurezza. Oggi se tu prendi immigrazione parli solo di sicurezza. Sono due temi che vanno pari pari. Al volissimo, avete invitato Bressa Bitonci oggi all'inaugurazione del posto di polizia? Sì. È venuto? No. Non si è presentato? No, è stato invitato personalmente dal sindaco durante il... Lo spiego, è stato aperto ai nostri telespettatori, sì, esatto, un posto di polizia locale ideato dalla precedente amministrazione all'Arcella, che a proposito di zone difficili, abbiamo parlato di Campo Marzo fino a pochi secondi fa, anche l'Arcella, diciamo, esatto, che non se la passa benissimo. Il sindaco ha voluto tendere la mano all'opposizione riconoscendo il merito di aver portato avanti questo progetto e anche per dire distendiamo i toni, occupiamoci della città. Purtroppo Bitonci non ha accettato perché probabilmente preferisce continuare a utilizzare toni da stadio come abbiamo visto nell'ultimo consiglio comunale. Questo comunque non cambierà il nostro atteggiamento, sempre disponibile anche con loro. Pensate che tra un anno e due, quando andremo a trattare col governo per l'autonomia, il Veneto sarà governato ormai dalla sinistra e a Roma governerà la destra. Questa è la prospettiva? Ma io spererei che questo è quello? Il Veneto, prima il Veneto, di tutto prima il Veneto. Prima il Veneto. Le istituzioni possono cambiare il colore politico di governo. Infatti la riforma, l'autonomia vale per tutti, perché certo. Io non voglio, ma se succede... Fino a poco tempo fa mi eri simpatico, mi eri un po' simpatico. Abbiamo due minuti di numero, volevo farvi commentare da Talmi e Villanova al volo questa notizia. Bassano, vinti due bandi europei per l'integrazione dei migranti e per la divulgazione dell'idea gender, della... parte LGBT e passano attraverso la danza, cioè 230.000 euro per integrare i migranti attraverso la danza. Ma non era meglio fare dei corsi, lei che lavora con il sindacato, di formazione al lavoro, sì, di lingua italiana? Allora, però non possiamo noi un giorno lamentarci che non siamo capaci a prendere i soldi dei bandi europei e poi quando li prendiamo, perché i bandi europei saranno magari anche vincolati a determinati obiettivi specifici. Certo. Di soldi per fare la formazione professionale per i nostri giovani ce ne sono a bizzeffe, questo problema non c'è, non conosco ma evidentemente se qualcuno ha partecipato a un bando e ha vinto, viva Dio, può darsi che possa essere anche utile, insomma, ecco. Villanova al volo?
problema l'Europa. Cioè, se l'Europa pensa di poter integrare i migranti con la danza o le teorie gender con la danza, sinceramente l'Europa è alla fine, ma questo è il sassolino, cioè, basta vedere da Fincantieri a quello che succede sui migranti, purtroppo è un'Europa che viaggia su un'altra realtà. A 30 secondi, Armelao, che sì, mi parlava di nuova questura. Esatto, noi stiamo facendo una battaglia contro gli sprechi che stanno avvenendo tuttora a Venezia. Abbiamo fatto una conferenza stampa pochi giorni fa dove abbiamo riesumato un progetto ambizioso della nuova questura di Venezia. Quindi, ripeto, in questo momento la questura sta spendendo circa 1.500.000 euro tra manutenzioni, spostamenti di personale, eccetera. Con questo progetto, che entrerebbe ovviamente in gioco anche l'INAIL a fronte di una legge che può eventualmente partecipare, sarebbe da costruire una nuova questura nella zona del Terraglio con la spesa di 34 milioni di euro, pagata dall'INAIL, e l'INAIL dovrebbe chiedere un affitto pari a circa 1 milione di euro annui, quindi andremo a risparmiare 500.000 euro all'anno. A fronte di questo affitto avremo una questura nuova e il salvataggio del commissariato di Marghera. Visto che prima si parlava anche di sprechi, il Movimento 5 Stelle diceva taglio gli sprechi, io chiedo a Bressa, a Marchetto e a Villanova Cattaneo. E a Cattaneo, appunto, ovviamente poi ci interfacciamo un attimo, di sensibilizzare i propri parlamentari perché facciano delle interrogazioni bipartisan, nel senso scritte, sottoscritte da più persone, su questa questione, perché noi stiamo combattendo questa battaglia per tagliare gli sprechi e vedo che prefettura e questura ci incischiano su questa cosa. Io vi voglio mandare a casa e voglio anche mandare a letto i nostri telespettatori, ma mi chiedono due interventi velocissimi. Vale. Faccio io prima. Cattaneo. Chiudendo. Non ce l'ho con? No. No, chiudendo veloce. Però chiudo veramente un appello. Io spero che le province ritornino a essere quelle che erano una volta, che abbiano la funzione di una volta, dove che si incomincia a lavorare veramente nel territorio. E non è stato chiudendo le province che abbiamo tolto i soldi alla politica. Villanova? Io volevo difendere l'ex sindaco Bitonci, brevemente. Io penso che no, è un breve intervento, me l'aveva promesso, adesso si apre un dibattito di un'altra ventina di minuti. Bella iniziativa di invitarlo, e questo sicuramente. Però penso che l'errore di far intervenire il Pedro, centro sociale Pedro, dal comune, dopo i fatti che erano successi in piazza, col Pedro che va a aggredire la polizia, penso che lì sia stato un danno veramente all'immagine del comune e anche forse al sindaco. Vabbè, ci toccherà sforare. Ma anche nel PD però, dai. Beh, ma guarda, dove va più fuori questa cosa, però? Ma questa è una facoltà che hanno i consiglieri comunali, nel senso che un consigliere comunale ha dato a disposizione la propria sala a questi soggetti. Però a chi ha usato la violenza poche sere prima sulla polizia con 5 agenti feriti, non andava concessa la sala del comune. Permetti che è inopportuno. La possibilità di esprimersi viene data a tutti. Questo non vuol dire che ci sia, come dire, una linea molto precisa e molto dura contro chi commette violenza, come è stato fatto purtroppo. Non puoi dargli una sala del comune pochi giorni dopo che questi hanno preso la cinghia. Sì, ma poliziotti. È un regolamento, Villanova, tu conosci lo stato di diritto, che cosa vuol dire? Lo stato di diritto vuol dire che ci sono delle norme, lo sai? Sì. Se ci sono delle norme vuol dire che un consigliere comunale tra le sue prerogative di dare la propria sala a dei soggetti. Però ha deciso così. Io non sono d'accordo con quel consigliere comunale, ma sono orgoglioso di vivere in uno stato dove anche quelli che sbagliano hanno la possibilità di parlare. Noi prendiamo le distanze da loro, ma la possibilità di parlare la diamo. Fare un'integrazione di Tonci questa cosa non l'aveva fatta, ma non l'aveva fatta col centro sociale Pedro, non l'ha fatta con Amnesty International, non l'ha fatta con chi presenta libri che non andavano a genio all'amministrazione comunale. Il presidente rispetto del alla linea dei censori preferisco far parlare una persona che si deve scusare per quello che ha fatto del luogo dove esercita la propria professione, può chiudere la sala e può evitare queste cose. Sai che non si sono scusati, hanno detto che sono stati aggrediti dalle forze dell'ordine, ma appunto per sfatare questo mito le forze dell'ordine non vanno in piazza con l'intento di menare la gente. Le forze dell'ordine a Padova sono state aggredite dal centro sociale Pedro, punto, con bombe carta, punto. E se io vado a manifestare contro Forza Nuova, contro chi era che stava manifestando, non vado a manifestare a volto coperto con gli scudi, con le bombe carta, con lanci di vari oggetti. Quindi, chiaro, questi benissimo. Sono i centri sociali. Siamo in chiusura, direi che sono le 23:15, quindi è arrivato il tempo di salutarvi. Sì.
Abbiamo sforato, Cataneo. Però per chi vuole c'è sempre l'ipotesi Campo San Piero in macchina. Però il pronto soccorso adesso ha avvisato, quindi probabilmente faranno. Guarda, Villanova già avvisato. Ha già avvisato. L'attesa stasera... è l'attesa sono tutti i codici verdi, veloci. Non siete, da quanto non vi ammalate? Veniamo in ospedale Campo allora, San Piero. Faccio salutiamo Armelao, grazie Armelao, buona serata. Cataneo, Villanova, Bressa. A Talmi e Marchetto, grazie per essere stati con noi. Naturalmente grazie a voi che ci avete seguito. Noi torniamo anche domani sera. Vi auguro un buon proseguimento di serata e buonanotte. A presto. Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.